I fiorentini saranno entusiasti. I fiorentini sono sempre molto esigenti. E quanto noi adesso stiamo testando, no? Il primo tram a batteria emissione zero, e quali sono, hai già visto dei vantaggi e come pensi che reagiranno i cittadini fiorentini a questo? La tranvia è sicuramente la novità più apprezzata dai fiorentini, però visto che sono sempre esigenti e amano la polemica, storicamente, sì, hanno osservato che i pali di alimentazione dei tram con i pantografi sono molto impattanti in termini di visibilità. Magari a un qualunque cittadino di un'altra città può non fare differenza, ma a Firenze c'è grande attenzione verso l'estetica, il paesaggio, le nostre piazze e strade che sono bellissime, il centro storico è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi quando riuscirò a eliminare il primo palo sarà una grande festa cittadina. L'attesa è tanta e per questo il tram a batteria per me è un obiettivo da raggiungere assolutamente il prima possibile. Siete la prima città in Italia, no? Che lo sta testando, per cui sì. E io penso che sarete anche un caso di successo, perché già i risultati che abbiamo ottenuto e i riscontri che abbiamo ottenuto sono stati talmente positivi che hanno cominciato ad attirare l'attenzione di altre città in Italia che adesso vogliono. Ci stanno guardando tante città in Italia. Bologna sta avviando la progettazione delle tranvie sul modello italiano, anche Roma, Milano, Torino, che ha una tradizione molto più importante di Firenze sui tram, e quindi devo dire che insomma ci fa piacere essere un po' apripista di questa tecnologia che secondo me porta grandi benefici non solo in termini, diciamo, di impatto visivo, ma anche dal punto di vista logistico e tecnologico. Ah no, spostiamoci di qua perché c'è un panorama molto più bello della città, guarda. Bellissimo, ecco, è vero, vedi, porti a vedere il museo. Stazione. E a proposito di Firenze, invece che attese avete rispetto al tram a batterie? I test fatti fino ad ora sul tram a batteria hanno dato dei riscontri molto positivi. Sicuramente la città di Firenze ha giocato un ruolo molto importante per la sua bellezza e quindi i riscontri che abbiamo avuto delle altre città hanno aiutato molto. Dal punto di vista puramente tecnico abbiamo visto un risparmio energetico dal 20 al 25%. Senza ridurre i tempi di servizio, il che è assolutamente importante. C'è una riduzione dei costi perché l'infrastruttura è molto più leggera, oltre ai vantaggi di cui hai già parlato tu, che sono sicuramente un trasporto più sostenibile da una parte e una riduzione dell'impatto visivo dall'altra, che per una città come Firenze è fondamentale. Quale ruolo pensi che abbiano le città per realizzare una società decarbonizzata? Le città hanno un ruolo fondamentale, direi insostituibile, per decarbonizzare la società, anche perché sono le principali responsabili. Se guardiamo le città europee, dove vive il 75% della popolazione del continente, possiamo rilevare che in questi luoghi si produce l'80% di CO2. Quindi siamo da un lato la causa, ma dall'altro anche la soluzione. Città possono sperimentare soluzioni tecnologiche, modelli per cambiare gli stili di vita, anche modelli culturali sul consumo energetico. Per questo credo davvero che il ruolo delle città sia fondamentale. Non c'è obiettivo fissato a livello internazionale, che sia un trattato, una convenzione, che si possa raggiungere senza il coinvolgimento concreto ed effettivo delle città.